entrato tu. Allora, Speriamo che viene qualcuno. aspettiamo qualcuno. La nostra faccia dice un po' tutto. Beh, si aspettava l'ufficialità e l'ufficialità, come abbiamo previsto, Non c'è stato. non c'è stata. Quindi, mercato abbastanza, non abbastanza, mercato deludente per quanto ci riguarda. Aspettiamo un altro pochino che arriva qualcuno. E allora, che vogliamo commentare? C'è poco da commentare. Diamo solo le ufficialità a questo punto, che Sì. ha dettato anche la società Granata. Sono praticamente ufficiali gli acquisti di Lopez, Calaiò e di Yallov, che è stato totalmente riscattato da Granata con un contratto fino al 2023. Lasciano Salerno, Vitale direzione Verona, Calombò direzione Rimini, Castiglia direzione Ternana e Bocalon direzione Venezia. Quindi questo è il riassunto del mercato Granata, fatto di nomi altisonanti, ma fondamentalmente niente. Fondamentalmente niente. Che possiamo dire? Rispetto allo scorso anno qualche cosa si è fatto, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Comunque Yalova è un profilo di sicuro a venire, un giocatore giovane. Comunque, se qualcuno vuole intervenire in diretta, può tranquillamente farlo, basta che commenta la diretta e può intervenire anche in diretta insieme a noi e può esprimerci la sua opinione. Quindi. Allora, che c'è da dire? Quest'anno del centenario, come purtroppo si poteva immaginare, finirà con l'ennesima delusione. Speriamo di no, speriamo che chi c'è si sudi la maglia. È andato via Bocalonna. Per Calaiò, che di certo non è il salvatore della patria, ha 37 anni, è andato via un giocatore di 30 anni, e sicuramente non c'è un investimento da questo punto di vista. Si può dire qualcosa su Yallo, perché è un giocatore di sicuro avvenire, già ha fatto vedere qualche cosa, ma al centrocampo rimaniamo contati. E è andato via Vitale, che già da un po' sembrava vivere separato in casa. Quindi confermiamo, anzi, meno male che c'è stata questa conferma, perché sembrava che fosse saltato anche lui all'ultimo momento. Lopez è un calciatore di 34 anni, al Benevento ha fatto molto bene. È Vogliamo stato vedere sempre questo bicchiere mezzo pieno. uno degli artefici della promozione in Serie A della società delle streghe. Rimane il fatto che eravamo già contati sulla sinistra. È andato via Vitale per Lopez, ma fondamentalmente non è cambiato niente. A centrocampo, comunque, come dicevamo prima, nel backstage io e Francesco rimaniamo contati, perché fondamentalmente ci sono i giocatori, ma fino adesso, in questa prima parte di campionato, non hanno fatto un granché, C'è quantità non per e non demeriti qualità. loro, ma perché chiaramente ci sono state delle defezioni a causa di situazioni mediche, mettiamola così. E fondamentalmente c'è amarezza, si legge in faccia, c'è Se amarezza. qualcuno vuole intervenire in diretta può farlo, basta che
ce lo scriva magari anche nei commenti e può chiederci di partecipare in diretta con noi, di esprimere ovviamente la sua opinione e magari interagire insieme. Sicuramente. E cosa si poteva fare? Col senno di poi si possono dire tante cose. Sicuramente Salerno merita qualcosa di più. Non è un'opinione giornalistica questa, ma è un dato di fatto. L'ultima partita c'erano 7.700 spettatori di sabato alle 18, una partita contro il Lecce che in passato ha chiamato tanti, tanti spettatori, e la linea della società in questo momento sta dicendo che Salerno è di 7.700 spettatori. Non è un fatto di attaccamento alla maglia, ma un dato di fatto. Non ne parliamo più delle trasferte, cioè Non parliamo. siamo più noi ospiti a sentirci nei rispettivi settori che il pubblico stesso di casa in alcune occasioni. Esattamente. Oltretutto non è stato fatiscente quando giochiamo in casa. A questo punto, il prossimo avversario è il Padova, e il Padova si è rinforzato per bene. Certo, l'ultima partita le ha prese, ma l'avversario con cui giocava, diciamo, le avrebbe date a tutte. Però è una squadra che già prima, a dispetto della classifica, già prima avrebbe fatto temere qualsiasi squadra. Anche a Salerno si comportò molto bene. E certamente un giocatore come Mbakogu c'ha spesso castigato. Rimane una certa amarezza, anche perché i nomi fatti erano belli, diciamo così, erano Pochi, ma pochi ma belli, e sembravano proprio in dirittura d'arrivo. Dezzi, la questione Dezzi, l'affare Dezzi ci ha lasciato un poco esterrefatti. Ma voglio dire che anche i nomi che si erano accostati, che sembravano in dirittura d'arrivo, sembrava facesse finalmente girare qualche cosa. Sembrava che il vento potesse girare. Adesso, col senno di poi, appunto, rimaniamo nel classico limbo praticamente. rimaniamo nel classico limbo. La Salernitana è da 2 stagioni che fa metà classifica. In questo momento siamo fuori di 2 posizioni Sì, siamo rispetto. decimi. Siamo decimi. Onestamente, per il gioco visto fino adesso, noi non vediamo qualcosa, un miglioramento. Abbiamo vinto a Palermo, e chissà come, chissà come. È un Palermo che E mentalmente non il Lecce ci ha riportato sulla con i retta piedi a via. terra. Vediamo un po' cosa dicono gli Leggiamo un paio amici. di commenti. Manuel Gatto, ciao ragazzi, ciò che a questo punto considerato il mercato, l'obiettivo playoff è utopia, o sostanzialmente abbiamo le stesse possibilità di inizio stagione, grazie, un abbraccio. Caro amico mio, nonché avvocato Gatto, ti abbraccio e ti ringrazio per la collaborazione visiva, diciamo così. Come puoi vedere dalle nostre facce, noi siamo abbastanza amareggiati perché noi siamo partiti praticamente l'altro ieri con aggiornamenti costanti riguardo il mercato della Salernitana e in redazione ci siamo confrontati anche con altre persone e i nomi che giravano, diciamo così, nella hall dell'Hotel Da Vinci, ci hanno fatto ben sperare, giusto, Lino? Abbiamo Esattamente. detto forse gennaio, il mese della svolta, forse questo mercato possa chi ci possa condurre al centenario fatto di questi nomi non potrà che portarci risultati positivi. Invece siamo rimasti praticamente riseduti ai nostri posti, siamo rimasti ancora una volta con l'amaro in bocca, siamo molto molto amareggiati perché sono stati fatti fondamentalmente nomi a questo punto soltanto per coinvolgere la piazza.
magari mi procurerò qualche nemico in più, ma non importa. Ma a questo punto, Eravamo già scarsi. faccio io una domanda ai tifosi, cioè con quale spirito a questo punto noi giornalisti commenteremo e parleremo di Salernitana e con quale spirito i tifosi faranno ancora chilometri per le trasferte, lasceranno famiglie a casa sabato, domenica, affronteranno freddi, affronteranno il freddo, affronteranno appunto viaggi in auto, insomma chi più ne ha più ne metta. Credo, infatti, come parlavo prima nel backstage io e Lino, credo che il pubblico salernitano si sia anche un po' stufato di questa situazione. Infatti, il dato dei tifosi, degli spettatori, l'ultima partita era 7.700, quindi era nettamente, ma nettamente in declino rispetto agli ultimi dati che ci sono pervenuti in tribuna stampa. Quindi non voglio, come dire, buttare benzina sul fuoco, ma credo che il meccanismo e la macchina salernitana, i tifosi, la stanno iniziando a capire più che comprendere. E che questo diciamo non attaccamento alla società e alla vista di partite come sono state quelle col Pescara, che a mio avviso è stata abbastanza indegna contro il Lecce, una situazione praticamente due tiri fatti, due gol. Non stiamo qui a dire colpa del portiere, del difensore, però diciamo, personalmente io parlo da tifoso e non da giornalista, mi sono altamente stancato di promesse lasciate così per aria e di prese in giro abbastanza rilevanti. Cioè, ricordiamo che questo è l'anno del centenario, quindi bisognava e si doveva fare necessariamente qualcosa in più, a partire dalla situazione marketing, a partire dal coinvolgimento dei tifosi. A partire da tante situazioni. Voglio precisare una cosa. Ad esempio, si è parlato tanto di Desi e di una società che non caccia i soldi, no? Il punto è questo, è che Desi ha rifiutato la Ma Salernitana. anche Ceravolo. Anche Ceravolo ha Ceravolo ha rifiutato detto: rimango a la Salernitana. Parma, nonostante il Parma ha 75 attaccanti. Questo fa capire. Allora puoi dire no, è quello il calciatore che non è voluto, Invece voluto no. venire. È Ma perché perché. non è voluto venire? Domandiamocelo, lo sappiamo già la risposta. E siamo sempre qui a Cioè, commentare le giocatori stesse come situazioni. Ceravolo, giocatore come Ceravolo ha comunque 31 anni, quindi poteva farsi benissimo una Serie B, diciamo da fascia da capitano, insomma, protagonista. Ha preferito rimanere a Parma Farsi la panchina. con la scusa di giocarsi le sue carte a Parma, ok? Nonostante il Parma ha in rosa 5-6 attaccanti, ok? Dezzi. Nonostante il Parma ha preso Makin, che è un talento di prospettiva e comunque piazzerà e ufficializzerà altri colpi, Dezzi è rimasto a Parma. Quindi questo fa capire che ormai la piazza salernitana, se non da Sponda Lazio, nessuno vuole venire. E infatti sono arrivati giocatori, non dico al culmine della propria carriera, ma quasi. Magari ci smentiranno, anzi, spero che lo facciano. Spero che Calaiò raggiunga la tripla cifra di gol. Spero che Lopez raggiunga la quadrupla cifra di assist o di gol. Però Calaiò 37 anni, Lopez 33 anni. La palla, chi gliela dà? No, soprattutto la domanda è una: quale progettualità per questi giocatori ultra trentenni? Giustamente, Raffaele De Caro ci chiede perché nessuno vuole venire a Salerno. Lo abbiamo detto poc'anzi. Nessuno vuole venire a Salerno perché a Salerno non c'è progettualità, non c'è ambizione di promozione. E questo è il motivo. Fondamentalmente è questo il motivo. Quei pochi giocatori buoni a Salerno non vogliono venire perché a Salerno Non c'è ambizione. non c'è ambizione. Cioè, i tifosi sono ambiziosi, eh? I tifosi meritano È logico. meritano palcoscenici
che siano diversi dalla Serie B. Non stiamo, certo, non stiamo parlando della Serie D dove eravamo piombati Non vale. pochi anni fa, però è certo che così non va proprio. Nicola ci chiede: speriamo che la vendano, non se ne può più. Io vengo dalla provincia, ma diserterò le prossime. È inutile spendere diesel, biglietto, eccetera. Nicola, ci trovi sia da giornalisti che da tifosi completamente in linea con le due cose, ma ti dirò di più. Di più, di più. Vi dirò delle esclusive che magari domani, anzi molto sicuramente domani, confermeremo anche sul nostro giornale. La Salernitana è virtualmente in vendita, o meglio, Lotito metà mese, fine mese, si incontrerà con degli imprenditori del settore edile. Ok? Quindi la Salernitana è virtualmente in vendita. Il problema è uno: Lotito valuta la società, quindi dalla prima squadra alla primavera, passando agli E allievi. non stiamo parlando di infrastrutture. Non stiamo parlando, perché questa è una nota che poi torneremo, non stiamo parlando di infrastrutture. Lotito e Mezzaroma valutano la Salernitana tra i 18 e i 20 milioni, soltanto come parco giocatori. Quindi dalla prima squadra, primavera, allievi, giovanissimi e pulcini. Ci vale? Prima domanda. Seconda domanda. Questi eventuali imprenditori interessati a questa cordata interessata alla Salernitana hanno intenzione edile, quindi hanno intenzione di costruire e di portare a termine la costruzione dei lotti intorno allo Stadio Arechi. Quindi praticamente, per farvela chiara, gli edifici torri che stanno costruendo intorno allo Stadio Arechi, perché una società di costruzione è fallita e ha Lasciato. lasciato, scusate, ma Un po' sono un stanco. po' stanco e nervoso, perdonatemi. Ha lasciato incompiuto la lottificazione e l'edificazione di questi condomini, di questi appartamenti. Quindi questi imprenditori dovrebbero essere metà romani, metà campani, i nomi non si sanno, che oltre alla società hanno intenzione anche di costruire insomma, intorno allo stadio, però per interesse privato, quindi alloggi, costruzioni condominiali, palazzi e quant'altro. Nel pacchetto che la società Granata ha intenzione di portare all'attenzione di questi probabili acquirenti, che possono essere questi, ma come possono essere anche altri, non c'è il famoso palazzetto dello sport antistante, quindi lo stadio, quindi quel cantiere ancora aperto. Non si sa se la gestione potrà cadere, il mandato di gestione potrà cadere l'anno prossimo, o se un eventuale acquirente potrà continuare le edificazioni. Quindi ripetiamo che la Salernitana è virtualmente in vendita e il valore di mercato, secondo la società, si aggira tra i 18 e i 20 milioni. Ripetiamo, solo di parco giocatori, quindi dalla prima squadra alla primavera, passando per gli allievi, giovanissimi e pulcini, insomma. Quindi questa è la notizia, una notizia abbastanza importante. Mi chiedo, Siamo. Pasquale De Rosa, mi chiedo quando si inizierà a contestare questa società. Primavera si sta contestando Allora, da un bel po'. caro Pasquale, se ci hai fatto caso, ultimamente c'è una piccola spaccatura nella curva. Nella curva. Quindi non sappiamo se questa spaccatura è voluta da singoli tifosi, da gruppi organizzati o quant'altro, però il dato di fatto è che, come appunto diciamo prima, il pubblico inizia a diminuire. Non sappiamo se questa spaccatura in curva come dire, è strettamente collegata ai risultati, è strettamente collegata al mercato, o è strettamente collegato anche a una società che praticamente non ci vede più come tifosi, ma come possibili alleati contro eventuali contestazioni. Ecco, questa è la cosa. Non vi nascondiamo che ogni venerdì e ogni lunedì, nella posta privata sulla nostra pagina,
arrivano note audio e anche foto di contestazioni singole e di contestazioni di gruppi di tifosi. Il dato di fatto è uno solo: in curva sud c'è una notevole spaccatura di alcuni gruppi di tifosi. Non stiamo qui a dire quali sono, ma gli striscioni che spesso ammirate anche fuori dal campo sono una testimonianza che ci hanno raccontato e che quindi noi Vox Populi diciamo in diretta. Leggiamo qualche altro commento. Raffaele Desio, Lotito, Fabiani e Mezzaroma, siete dei falliti. Raffaele De Carlo, vuoi fare una domanda? Perché nessuno vuole venire a Salerno? Abbiamo appena risposto. Abbiamo risposto. Danilo ci dice: devono andare via, ora basta, ci hanno stancati, sono 7 anni che subiamo. Purtroppo, Danilo, ci sono anche diciamo, tante persone che non amano, tra virgolette, contestare la società perché praticamente ci ha salvati da un baratro Daremo sempre atto di questo aspetto, bisogna dirlo. Se non fosse stato per loro, chissà dove saremmo oggi. C'è da dire che però sempre Salerno non meritava allora di stare magari in eccellenza o nei dilettanti, non merita oggi di stare in Serie B. La Salerno, parlo della Salerno, di Salerno, non, della Salernitana, non come società, come tifosi. Come attaccamento a questi colori, all'ippocampo, basta vedere al compleanno della Salernitana dello scorso anno quanta gente c'era. Ma Quindi. vi dirò di più, noi nell'ultime ore di mercato abbiamo contattato anche amici, collaboratori amici delle testate giornalistiche laziali, quindi vari siti a sfondo laziale, e scherzosamente, e questo fatto purtroppo ci fa abbastanza, tra virgolette, male, ci hanno etichettato come Lazio B, come seconda squadra. Potete anche verificare sui vari siti della società, dei vari siti, diciamo, di supporto della società laziale, in merito al trasferimento di Casasola. Qualche notizia appunto è scritta come la seconda squadra della Lazio. Quindi io parlo in questo momento, parlo da tifoso, e vi dico che non è bello. Non è bello essere etichettati dopo praticamente quasi 100 anni di storia come la seconda squadra e come una squadra B. E vi ripeto, sono dati che potete andare a vedere anche sui vari siti a sfondo laziale che trattano appunto come noi di Salernitana, loro di Lazio, in merito al trasferimento di Casasola alla Lazio. La frase che veniva marcata sempre era: Lotito preleva dalla seconda squadra, l'altra squadra della Lazio. Insomma, fa un po' rudere questa cosa. Esattamente. Vediamo un attimo alcuni commenti. Ci sta Fabrizio Pintonno che riguardo alla possibile C'è cessione della Nicola? Salernitana. Nicola ha i soldi? No, Fabrizio Ah, Pintonno se non è un dice po' avanti. riguardo alla possibile cessione, dice una bufala. Aspetta, Ah, andiamo un attimo per ordine perché va bene. Donato ci diceva: basta, siamo stufi. Donato, abbiamo molte volte in questa diretta confermato anche noi. Nicola, i soldi perché nessuno contesta? Oltre al gruppo UMS, nessuno contesta perché non dite niente a riguardo. Facendo così siete Come no? complici, non avete speso Non una abbiamo parola. detto. Nicola, Lo stiamo dicendo poco. al termine della diretta, come ben sai, verrà salvata, quindi potrai fare rewind, potrai andare indietro e potrai risentire che abbiamo detto appena questo. C'è una notevole spaccatura in curva. Tu hai sottolineato appunto il gruppo che noi non, ovviamente, però di ragione non possiamo dire, ma hai sottolineato appunto anche tu questa notevole spaccatura, quindi hai confermato i tanti messaggi che ci arrivano in posta e le nostre notizie che ci arrivano finora, che c'è una notevole spaccatura in curva fondamentalmente tra chi sostiene a coro aperto
la società e la dirigenza e tra chi fondamentalmente si è stancato di questa dirigenza che probabilmente, anzi non probabilmente, che fondamentalmente non fa altro che false promesse e dà false chance. Quindi Daniele Sica a finale chi ha acquistato la Salernitana? Grazie. Daniele Salernitana ha acquistato fondamentalmente Yallov fino al 2023, l'ha riscattato per 1 milione, circa 1,5 milioni. Ha acquistato Calaiò e ha acquistato Walter Lopez. Questi sono fondamentalmente i tre ingressi Salernitana. Nello Pappalardo voglio essere esercito l'abbonamento. Vergogna, siamo stufi. Tra i commenti ci sta. Danilo Caracciuolo, ci hanno messo un mese per prendere due giocatori pure vecchi, un mese se volevano cambiare totalmente la squadra. Ti diamo perfettamente ragione. Michele Di Martino, secondo voi Cucci dovrebbe dimettersi? Allora, Michele, questa è una bella domanda. È una bella domanda. Gregucci spesso in conferenza stampa ha sottolineato Nell'ultima partita c'è avuto un tribuna stampa, giusto? Si è detto. ci sono sempre in Ci va... tribuna stampa, No, sì, hai ma preso questo proprio penso tu basta. la notizia che Gregucci ha detto: Sì, serve un no, centrocampo. l'ha detto a tutti. Alla domanda di un nostro collega, che cosa serve a questa Salernitana, non in termini di nomi, ma dove bisogna operare, lui ha detto a centrocampo e in attacco serve qualcosa. È arrivato qualcosa in attacco? Abbiamo cambiato un giocatore per un altro giocatore. È arrivato qualcosa a centrocampo? No, no, Non si assolutamente capisce no. nemmeno se Altobelli è tornato al prestito. Ecco. Perché centrocampo nessuna uscita è stata fatta. Quindi Gregucci dovrebbe dimettersi. Il problema è un altro, anzi facciamo una domanda a te, Michele. Cosa hanno promesso a Gregucci per il mercato di gennaio? Questo è quello. Questa Il è. mercato di gennaio è sempre difficile, bisogna ammetterlo. Bisogna ammettere che anche che bisogna dire anche che una società con degli obiettivi chiari, una programmazione chiara, in una società del genere verrebbe chiunque. E a Salerno verrebbe normalmente chiunque. Fatto sta che i giocatori si declinano, almeno quelli più bravi. Quindi delle cose è anche stucchevole dirle apertamente. Poi leggiamo qualche altro commento. Ricordiamo ai nostri spettatori che se qualcuno ha voglia di intervenire in diretta con noi, può farlo. Basta che ci scrive un commento qui sotto e noi invieremo la richiesta appunto per partecipare in video diretta insieme a noi e commentare magari qualcosa del mercato insieme. Marco Ronca ci scrive: Speriamo Casnoman. No, devi invitare tu, mi sa. Non va? Sì, però ci deve stare sempre Ah, certo. qualcuno. Michele Vigilio, dove stanno gli imprenditori buoni che vogliono prendere la Salernitana? Purtroppo sono trattative delicate, quindi i nomi non usciranno mai. Cesare Crisori, ma perché guardi sempre in basso? Stai leggendo un copione? No, veramente, Abbiamo i nostri appunti. guarda, Abbiamo i nostri appunti. c'è la tovaglia in basso, noi abbiamo appoggiato semplicemente la videocamera. Quindi, allora, Adriano Grippo, credo che sia Lombardi. Eh no, Lombardi l'abbiamo, lo volevamo, ti diremo di più, noi abbiamo provato a contattare l'ex presidente Lombardi, ma è rimasto purtroppo scottato dalla sua esperienza, si è promesso di non commentare più nessuna notizia che tratti di Salernitana. Fabrizio Pinton è una bufala, la primavera non esiste. La primavera esiste, caro Fabrizio, ma purtroppo non viaggia in ottime acque, mi sembra sia ultima nel girone. Quindi la primavera non esiste. Ultima 0 punti, no, forse un punto l'ha fatto, Sì, ma una caterva di gol subiti. pensa che È la squadra una. prima in classifica nel campionato Primavera 2, dove c'è la Salernitana, ha 31 punti. La Salernitana mi sembra abbia 5 punti, 3, 4, 5 punti. Quindi Ma forse una vittoria l'ha la Primavera fatto. non esiste, ti do ragione se mi dici che non esiste a livello di, come dire, di strutture e di parco giocatori. Michele Però Vitolo. alcuni giocatori sono stati dati in prestito, quindi un po' di qualcosa l'avranno fatto. Sì, sono anche ritornati. È ritornato Alessandro Totaro, che è andato in prestito all'Avellino e che abbiamo avuto anche ospite sul giornale. Michele Vitolo dice: Dopo il mercato sarà il campo giudice della squadra, non la vedo così drammatica.
E noi, Michele, speriamo che questi tre, a questo punto, acquisti ci possano far svoltare appunto il cammino e regalarci una gioia per questo centenario. Antonio 40, la peggiore società di tutti i tempi, ma anche la curva peggiore di sempre. Questi sono, ovviamente, Antonio, sono pareri personali. Eros Tornese, scusate il 2-1 di sabato. Non so Non che cosa sia successo. so, forse sia un avversario. Giovanni Matola, non si deve andare allo stadio per il bene della Salernitana. Questa è una domanda che, anzi, diciamo un commento che Non ci fanno cambia in nulla, tanti. insomma. Il problema, Giovanni, è un altro. Pensa ai giocatori che magari mentalmente hanno sposato la causa salernitana e si vedono praticamente un pubblico nullo. Il problema è che la contestazione nel non andare allo stadio. Credo, io non sono un giocatore, però credo che possa influire anche sulla prestazione della squadra. No, no, tu cosa penso? Non dai giocatori, però penso che vedere uno stadio vuoto non fa bene a nessuno. Penso Assolutamente. che si debba contestare. Qualche tempo fa abbiamo avuto il piacere, noi abbiamo sempre il piacere di intervistare Igor Zaniolo e sappiamo tutti che ha avuto un figlio che insomma gli sta dando tante soddisfazioni. Igor, più di una volta mi ha detto che per giocare a Salerno ci vogliono le spalle larghe. Anche Grecucci ha ribadito contro il Lecce. Esatto. Una piazza che mette E pressioni, però. lui mi ha detto che gli piacerebbe vedere un giorno Zaniolo, non stava, suo figlio non era neanche all'Inter, bisogna dire. Diceva, mi piacerebbe vedere Nicolò a Salerno, però sa bene che Salerno vive a delle pressioni forti, ma questo, con un pubblico che si allontana dalla squadra perché ci sono determinate pressioni. Ma chi ci viene? Chi ci viene a giocare a Salerno? Io mi voglio far notare che giocatori anche bravi a Salerno oggi stanno facendo degli errori incredibili. Mikai, sono anni, sono 2 anni forse, che è stato Miglior portiere votato della Serie B. miglior portiere della Serie B. Mikai, Errori, allora. errori che non ha mai fatto in carriera. Di Mikai, prima Gennaro. della Salernitana, perdonami, ti do Certo. una notizia che forse quasi nessuno sa. Mikai, prima di venire a Salerno, è stato contattato dalla Juventus per andare in prestito alla Juventus Under 23 del campionato di Serie C. Quindi Mikai poteva andare benissimo in una società, forse la migliore d'Italia. Ok? È purtroppo la mia vita. Quindi voglio dire, Mikai è un portiere di tutto rispetto. E infatti, San Mikai è stato battezzato nelle prime 3-4 partite. Poi Certamente. improvvisamente. Perché subiscono troppi tiri in porta, ad esempio, al primo errore si sbaglia. Ritorniamo un attimo sulla partita di Palermo. La Salernitana ha giocato bene a Palermo contro una signora squadra. Ho fatto la battuta, chissà come abbiamo vinto, perché non avevano pressioni, le pressioni dello stadio Arechi. È uno stadio che ti porta in cielo e allo stesso tempo quando sbagli ti porta giù. Chi ci vuole giocare a Salerno? Ci vuole giocare un giocatore che ha alle spalle una società forte, che ha degli obiettivi mirati e che non gli fa fare certe figure, Ambizione, sicuramente. ambizione. Questo è quello che Ambizione. fondamentalmente ad oggi, 31 gennaio, manca la Salernitana forse da 2 anni, Sì. perché l'ambizione per salire in B c'è stata. Continuiamo a leggere i commenti. Matteo De Pasquale, Samu Nguaiata, Serie C, Peppe Matteo Roberta. Parente? Chi? Matteo De Pasquale? No, io sono D. Pasquale. Peppe Roberta Policane, siamo rovinati, non si fa niente, si possono peggiorare. Orlia Picella, Simmeri Vicolo, Giovanni Giordano hanno guardato solo i propri interessi, portando alla Lazio giocatori e soldi. Che vergogna, ancora si vede che signori del calcio. Giovanni, ti dirò di più: oltre a Casasola, ci sono anche altri 2 giocatori promessi alla Lazio. E Fa ridere questa cosa veramente fa ridere in maniera sarcastica, in maniera perché amara. tornando al discorso di prima, anche a Roma siamo etichettati come la seconda squadra. Quindi ti dico che
altri due giocatori sono stati promessi già quando hanno firmato a Salerno per andare alla Lazio. E ovviamente non posso dirti i nomi, ma se a giugno questi giocatori si muoveranno, è come abbiamo appena ricorda detto. Ricorda le nostre parole. Antonello Calassola, che è possibile alzare un po' la voce? Va benissimo, Antonello. Ci senti? Andrea Bernardo, un'ennesima mortificazione per una città che non merita questa società. Peppe Roberta Policano, secondo me perché i giocatori rifiutano Salerno? L'abbiamo detto poco prima. Antonello Calassola, non è la primavera che non esiste, è il settore giovanile che non esiste. Antonello, hai non ragione, ma perfettamente ragione. Di più. Salutiamo anche Susan Di Pietro, che presto diventerà mamma di Carlo. Quindi facciamo gli auguri a Susan, che presto diventerà mamma. Enzo De Caro, noi siamo la primavera della Lazio. Alfonso Savier lo sta guardando. Ringrazio Alfonso e lo saluto. E vi invito anche ad andare a mangiare una delle pizze più buone di Salerno, che è quella di Alfonso Saviello. A me piace quella di Aniello Manzi. che praticamente è un amico. Veramente mi ha visto crescere, ha visto tutte le mie sfaccettature. Giuseppe Marinari, società senza ambizioni. Giuseppe è proprio l'aggettivo che abbiamo rimarcato spesso e volentieri, una società che non ha ambizioni. Forse l'unico acquisto che non si fa al mercato né di riparazione né estivo è proprio l'ambizione. Giuseppe Marinari forse vuole intervenire intervenire nella nostra diretta. Ricordiamo che chiunque può intervenire, chiunque vuole intervenire, basta che manda un invito e noi lo accetteremo volentieri ad interloquire con noi. Continuiamo. C'è Alfonso Saviello che ti saluta. Continuiamo con i commenti. C'è Alfonso che saluta. Giuseppe Marinari. Giuseppe, ti stiamo provando ad approvare, però hai rifiutato forse l'invito alla diretta. Dici tu se sei disponibile o no. Chiunque vuole intervenire lo può fare, basta che ci manda l'invito o che commenta qui sotto. Noi continuiamo a leggere i commenti. Matteo De Luca, un saluto al mitico Rino Avino. Chi è? Matteo De Luca, ti saluto ma non ti spiace. Purtroppo alla memoria corta. Ho una memoria scarsa, non mi ricordo neanche mia moglie come si chiama. Salutiamo Mariella. Allora, commento Andrea Bernardo, a sto punto non capisco perché non contestare questa società. Non entrare allo stadio, ma stare fuori, dobbiamo cacciare a noi questa società. Andrea, il problema della contestazione è fondamentalmente una. La contestazione solitamente si fa dando un segnale forte alla società. Il problema è che qualora si accetti da un gruppo di tifosi un'eventuale contestazione, la contestazione appunto deve essere organizzata, deve essere fatta in maniera educata, pacifica e con le motivazioni giuste, perché ovviamente una contestazione con bestemmie, parolacce, fumogeni e quant'altro non fa né bene alla città e non fa né bene al pubblico, che fondamentalmente un padre che porta il bimbo a vedere la partita perché magari tifa e supporti colori da nata, appunto vedere scene abbastanza brutte non fa bene. Quindi la contestazione siamo anche in difficoltà a dire che è giusto farla, perché in teoria da giornalisti non dovremmo né fomentare né dire cose positive di un'eventuale contestazione, però siamo arrivati al punto che si promettono nomi, la gente magari diranno anche questi nomi non li abbiamo mai promessi, dai. Assolutamente, ecco. Assolutamente. Noi abbiamo sempre smentito, infatti se vedete nei nostri articoli sono stati sempre smentiti nomi particolari, infatti ci siamo affidati spesso e volentieri al sito della Lega, e infatti il sito della Lega ci ha ufficializzato le trattative
saltate di Dezzi e di Ceravolo. Quindi Andrea Bernardo ribadisce che contestare in silenzio senza entrare fa più male di bestemmie e di fumogeni in campo. Andrea ha praticamente colto quello che volevamo dire, ma ti dirò di più. Se ben ricordi, il Borussia Dortmund stava vivendo un periodo abbastanza triste, forse l'unico della sua gestione. In tre partite, di cui una importante della Coppa di Germania, l'intera curva gialla, ovvero la curva forse più amata dall'Europa, la curva del Borussia Dortmund, è qualcosa di spettacolare. Per 90... Mi sembra di ricordare quello stadio. Esatto. Per 90 minuti, per 90 minuti è stata in silenzio. Non ha fatto un applauso, non ha fatto né un coro contro né a favore. Quindi prendere esempio appunto da queste tifoserie educate, perché fondamentalmente ti parlo da tifoso, appoggio in pieno questo tuo commento, ovvero contestare in silenzio senza entrare fa più male di bestemmiare e di fumogeni in campo. Questo praticamente ti appoggio esattamente, ti appoggio perfettamente di questo tuo commento. Vediamo se ci sono altri commenti o se qualcuno vuole intervenire in diretta con noi. Noi siamo aperti appunto a tutti i nostri telespettatori, anche perché sono le 21:14. Saranno dire videospettatori. Videospettatori, esatto. Con Facebook, vero? È vero. Andrea, se vuoi venire, se vuoi partecipare senza problemi, Giuseppe Marinari, Giuseppe, continui a metterci il partecipa, però non riusciamo ad accettare appunto la tua richiesta. Diciamo che appunto la prossima partita ci vede protagonisti contro un Padova che ha fatto un mercato di tutto rispetto. Non so, tu cosa ne pensi? Io la vedo nera, anzi la vedo bianco scudata a questo punto. Un po' paura del Lugano, perché il Padova quando gioca in casa spesso fa delle belle prestazioni, meno l'ultima. E Padova comunque un bel bacino di utenza dal punto di vista del pubblico, è un pubblico caloroso e in uno stadio che non ci ha mai visto fare tanto bene. Il Padova, come noi viene soprattutto io vissuto proprio là vicino. Il Padova, alle spalle dello stadio. Ricordiamo che il Padova, come noi, viene da un fallimento. Esattamente. Da Calcio Padova, AC Padova, Padova Calcio. Tornando al discorso di prima, il Padova ha avuto un'ambizione. Cioè, il Padova ha fatto un mercato di tutto rispetto. Un mix di giovani da squadre di Serie A. Tosto. Un allenatore tosto, infatti. Allora, ci vuole indifferenza totale per questa società. Entrare in silenzio, questo l'abbiamo letto. Già. Sì. Vabbè, quindi si può dire che siamo ai titoli di coda, almeno che qualcuno non voglia partecipare alla nostra diretta. Noi la pagella del mercato. Quanto metteresti la Trenitalia a proposito? Io non voglio essere cattivo, perché magari poi, come dice qualche dipendente, anzi non dipendente, qualche addetto ai lavori della società Granata, i giornalisti sono quelli che destabilizzano la piazza. Io spero vivamente, come ho detto prima, che Calaiò diventi il capocannoniere di Serie B, che Walter Lopez diventi il primatista di assist e che Yallow praticamente faccia aumentare il suo valore ai livelli di Cristiano Ronaldo. Però cara società, guardiamoci in faccia, leggiamo un poco quello che rimbalza sul web. State in linea, perché fra poco vi diciamo una cosa e penso vi farà abbastanza innervosire. Il voto personale di questo mercato è un 4, ma è un 4 non perché sono arrivati Calaiò, Lopez e il riscatto di Allo. È un mercato da 4 perché praticamente si è operato in ottica sempre
di futuri e potenziali campioni. Cioè, sono arrivati i vari Memolla a zero. Memolla a zero, terzino sinistro che è arrivato a zero dal campionato croato, che questo giocatore nell'ultimo anno e mezzo ha fatto due presenze all'Hajduk di Spalato. Ok? Questo Memolla dovrebbe prendere il posto di Vitale. È arrivato Walter Lopez, terzino sinistro, 33enne, che nell'ultimo anno allo Spezia è stato bloccato da notevoli problemi alla schiena. È arrivato Calaiò, 37 anni, praticamente fuori rosa al Parma da inizio stagione, quindi non ha mai visto il campo in partite ufficiali. È arrivato Minala, con tutto il rispetto, ma sono 7 mesi che non gioca partite ufficiali. Esatto. Che sono arrivati Cernigoi e Garofalo a parametro zero, senza vedere Granata, sono stati spediti in prestito al Rieti. Quindi questo è un po' il succo della situazione. Raffaella De Caro dice sabato a Padova. Raffaella De Caro sabato a Padova ce la vediamo nera. Ce la vediamo nera. Ce la vediamo proprio nera. Raffaele, purtroppo sì. Mario Calaiò è arrivato 10 anni dopo. Purtroppo è vero. Paolo Oriente. Il nodo di Ciravolo e Dezzi non è dettato da questione economica, ma la mancanza di un progetto concreto. Diamo assolutamente ragione. Allora, vi lasciamo, purtroppo vi lasciamo con una cosa che non fa piacere, ovvero che riguarda il nostro direttore sportivo Angelo Fabiani, ovvero dal web rimbalza la voce di un commento nella hall dell'Hotel Da Vinci di Milano, al quale... è stato intervistato ai microfoni di Radio Bussola sul fine di mercato. Salutiamo gli amici di Radio Bussola 24. Fabiani praticamente ha detto che il mercato della Salernitana è un mercato soddisfacente, perché siamo riusciti a prendere i due elementi che dovevamo prendere. A sinistra Lopez è il meglio che c'era sul mercato. Con Calaiò avevamo già un accordo. Non vanno dimenticati Minala e Memolla, ma soprattutto non dobbiamo sottovalutare quelli che abbiamo in casa. L'obiettivo, con tutto il rispetto per Dezzi, poteva essere Ceravolo, perché poteva andare a rappresentare un elemento di caratura superiore, ma così non è stato. Le due società avevano anche un accordo economico importante, ma non è bastato. In sostanza, l'analisi di Fabiani è quella di un mercato soddisfacente, perché è riuscito a centrare due obiettivi. Mi sono dovuto trattenere, scusatemi. Due obiettivi di mercato, tre più importanti. Ora, caro Fabiani, se Lopez è il meglio che c'era sulla piazza, come terzino sinistro, e Calaiò è arrivato perché già c'era un accordo, Minala e Memolla non si devono sottovalutare, perché sono autentici colpi per la piazza, e che Dezzi, con tutto il rispetto, non è questo, praticamente ha fatto capire che non è un acquisto importante, non poteva essere un acquisto importante, tranne che Ceravolo. Io penso che le voci che vedono Fabiani a questo punto, a giugno non rinnovare il contratto con la Salernitana, ma prendere parte alla futura rinascita della società Palermo. Ricordiamo che il Palermo naviga in non cattive acque, ma in pessime acque. Spero potrebbe essere, mettiamola sempre sulla... Sì. Che altrimenti mai sia, potrebbero essere vere. Ci venga pure a denunciare. Potrebbero essere vere, quindi ribadiamo questa cosa. Potrebbe essere vero. Potrebbero essere vere, ovvero che Fabiani gode di un'ottima stima da parte di Mezzaruma e Calaiò. E Lotito. Si è avviato da solo Siri, anche Siri voleva dire qualcosa. Esatto. Fabiani... vorrei entrare io nella live, ma è meglio di no. Andrea, se vuoi partecipare, ma sempre in modi educati, stavamo dicendo, praticamente il contratto di Fabiani non si è capito se in scadenza o per
volontà di cambiare aria, visto che comunque la piazza, opinione di tutti, ormai non lo tollera più, potrebbe avvicinarsi al Palermo, perché il Palermo attualmente non naviga in acque positive, anzi naviga in pessime acque. Non c'è una presidenza, non c'è una società, non c'è un direttore sportivo, quindi è ipotizzabile che a giugno Fabiani possa diventare, oltre che DS, anche socio di minoranza del Palermo. Ovviamente sono voci e sono commenti che noi prendiamo con le pinze, ma che ci arrivano in posta e noi facciamo rimbalzare, perché è giusto che sia, perché se dobbiamo dare un'informazione è bene che il mercato non è solo dei giocatori, ma è anche appunto di chi opera. Resta da capire quindi a questo punto Gregucci se rimarrà anche l'anno prossimo, certo, visto che Gregucci è un allenatore che ricordiamo che comunque viene dalla nazionale, sì, quindi un allenatore quindi formato è un allenatore formato e sicuramente con tutto il rispetto per la rosa, qualche cosa insomma, ha messo mano, sa dove mettere mano. È un allenatore che era l'allenatore che serviva a questa Salernitana, sicuramente, e sicuramente saprà sopperire a quelle che sono le eventuali mancanze della rosa per l'undici da mandare in campo a Padova. Va bene, penso che ci siamo detti tutti, ci siamo detti tutto. Noi speriamo di poterci rivedere con un'altra diretta magari fine mese, per un resoconto appunto di questo cammino, o per un appuntamento settimanale. Vediamo un po' come fare. Noi ringraziamo quanti ci stanno seguendo, infatti perdonateci se il sito è andato ogni tanto in blocco, ma anzi vi ringraziamo perché di avercelo fatto andare in blocco perché siete stati tanti a visualizzare i nostri articoli, e quindi avete reso un grande grazie al nostro lavoro, che praticamente è H72 ore dall'altro ieri, per informarvi appunto di tutte queste situazioni di mercato. Non c'è da dire nient'altro. Ah, c'è il programma della settima giornata. Vabbè, lo metteremo. Il programma, continuate a seguirci sul nostro sito. Noi speriamo, anzi, ci aspettiamo in un buon risultato contro il Padova. E ci risentiremo sicuramente. Vediamo se sì, un appuntamento settimanale oppure un resoconto mensile. Però veramente vi ringraziamo per averci seguito sia in diretta e sia sul nostro sito. Da Francesco Di Pasquale è tutto, sempre Forza Granata. Sempre Forza Granata, da Lino Grimaldi è tutto. Speriamo che un po' ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti poco. Va bene, buona serata e a domani.